Street Fighter V2, la versione in abiti succinti della Panigale V2. Ce l'aspettavamo questa moto che va ad ampliare quella che è la famiglia delle Street Fighter Ducati. Partendo dalla V4, che forse è una moto dal punto di vista prestazionale e anche dal punto di vista economico molto impegnativa, la V2 è quella via di mezzo che potrà accontentare i palati raffinati dei ducatisti che però magari si sentono intimoriti dai 200 rotti cavalli erogati dal V4 di Borgo Panigale. Cosa è successo a questa moto? Hanno preso una Panigale V2 e hanno tolto solamente la carenatura? Assolutamente no, è stato un lavoro più di fino, per cui calati gli abiti, rivista completamente la parte elettronica, non tanto nei componenti quanto nei contenuti. Alessandro Valia ci ha spiegato che il lavoro di messa a punto dell'elettronica è stato molto raffinato, si è cercato di ingentilire, di rendere più stradale la risposta dei controlli dinamici e del motore stesso. Il Superquadro 955cc è stato lasciato in pace dal punto di vista della cubatura e delle dotazioni tecniche, ma è stato rivisto per essere ancora più smooth, così dicono a Borgo Panigale. Le risposte in tutti i riding mode sono davvero molto morbide e perfette per un utilizzo stradale. Ma come vedete, il contesto qui oggi si è svolto anche tra i cordoli del circuito di Monteblanco e anche in questo caso la nostra Street Fighter V2 si è comportata davvero bene, ma questo lo vedremo dopo. Per cui guardiamola insieme. Allora, l'abito è bellissimo, il family feeling con la Street Fighter V4 c'è sicuramente, ma questa moto appare decisamente più snella, più compatta, anche se poi le misure sono più o meno quelle. L'impostazione di guida rispetto a una Panigale V2 è stata rivista, giustamente qui non ci sono più semi manubri, ma c'è un bel manubrio alto, per cui abbiamo un'impostazione più stradale, anche se poi bisogna dire che il carico sui polsi c'è e si sente, ma è un carico che aiuta poi a interpretare meglio l'avantreno, per cui bene così. Il ponte di comando è molto bello, molto moderno, strumentazione TFT messa lì in basso, davvero in una posizione atipica ma davvero originale. Un bel ponte di comando, blocchetti elettrici facili da manovrare, facile navigare all'interno della strumentazione appunto con i blocchetti elettrici, possibilità di selezione, di selezionare tre riding mode, abbiamo uno sport, un road e un wet. I sport e road sono full power, mentre il wet logicamente, come dice il nome, è fatto apposta per guidare al meglio su asfalti bagnati o a bassa aderenza, ha una potenza limitata, 110 cavalli. Quanti cavalli ha questa moto? Praticamente gli stessi della Panigale V2. Siamo a 153 cavalli con 101 Nm di coppia, per cui c'è tanta roba per divertirsi. Ma come vengono portati a spasso questi 153 cavalli da questa moto? Benissimo, la ciclistica riprende appunto quella della Panigale V2, ma abbiamo una modifica del telaietto posteriore perché la sella è più comoda e più spessa. Mentre rimane lo stesso il monoscocca in alluminio fuso in conchiglia che caratterizza la ciclistica di questa moto, ancorato direttamente alla testa del bicilindrico, come forcellone monobraccio, anch'esso ancorato al motore, sospensioni, Showa Big Piston da 43 mm completamente regolabili, Mono Sachs, anch'esso completamente regolabile al posteriore. Stessa marca Sachs per l'ammortizzatore di sterzo. Dotazione da prima della classe anche per quanto riguarda l'impianto frenante. Allora, doppio disco da 320 mm con pinze radiali Brembo M432. Le pompe sono prese direttamente dalla Panigale V4, per cui sono le stesse pompe freno e frizione autospurganti. Cerchi a 5 razze, bellissime da vedere, gommati Pirelli Diablo Rosso 4. Con una misura tipica al posteriore, un bel 180-60 che dà tanto appoggio e dà tanta impronta a terra. Noi la guardiamo e c'è la firma ottica anteriore che è bellissima, naturalmente tutte le luci sono full LED, non c'era alcun dubbio. La dotazione elettronica, oltre a comprendere appunto i riding mode, prevede tutti i controlli dinamici tipici di Ducati, per cui abbiamo l'engine brake, regolabile su tre livelli, abbiamo un wheelie control, cioè l'antiimpennata, anch'esso regolabile, e il controllo di trazione, anch'esso regolabile su 8 livelli diversi. Per cui ci si può cucire addosso, come dico solitamente, questa Street Fighter V2. Questa moto pesa poco, 178 kg a secco, 200 in ordine di marcia con il serbatoio da 17 litri pieno.
per cui un peso molto contenuto. Se si vuole far scendere di peso la nostra Street Fighter V2, è anche semplicemente disponibile un bellissimo scarico a Karapovic che fa perdere ben 7 kg sulla bilancia a questa Naked super sportiva e oltretutto garantisce 4 cavalli e un filo di coppia in più al super quadro. Super quadro che garantisce anche un'ottima affidabilità, visto che Ducati richiede il controllo gioco valvole ogni 24.000 km, per cui un intervallo di tempo, anzi un intervallo chilometrico decisamente importante. Tra le dotazioni elettroniche della nostra Street Fighter V2 non manca un bel quick shifter up and down, decisamente apprezzabile nell'uso in pista ma anche su strada, e poi l'ABS, ABS Cornering Evo. Tra gli accessori più interessanti che da montare sulla nostra Street Fighter V2 ci sono sicuramente le alette aerodinamiche che abbiamo già visto sia sulla Panigale V4 ma anche sulla Street Fighter V4. Accessori che rendono questa Street Fighter V2 perfetta anche per l'uso in pista, e perché nasce anche per questo lei. Non è solo la moto per divertirsi su strada, ma è una moto che per caratteristiche dinamiche e per dotazione tecnica, insomma, i natali e diciamo, il fatto di essere una sorella svestita della Panigale V2 la rendono di diritto una perfetta pistaiola, ed effettivamente, come vedrete tra poco nel video, la moto si comporta molto bene. Allora, prezzo di questa Street Fighter V2 16.990 euro, prezzo impegnativo, però bisogna sempre considerare la dotazione tecnica e il livello qualitativo elevato, molto elevato. Qui la moto è esente da critiche, sinceramente non abbiamo trovato difetti dal punto di vista dell'assemblaggio, delle finiture. Le verniciature sono ben eseguite, i materiali sono di qualità. Ragazzi, la qualità si paga. Abbiamo visto insieme così come è fatta questa Street Fighter V2, adesso è venuto il momento però di andare a provare un po' su strada e soprattutto in pista. Seguiteci. Ed eccoci qui in sella alla nostra Street Fighter V2. Siamo appena tornati dal giro su strada, adesso iniziamo invece a fare le cose sul serio, perché su strada si è dimostrata estremamente godibile. E quello che ci dicevano del motore molto smooth, no? Molto morbido, effettivamente è stato centrato in pieno, molto facile sia nella mappa sport e anche nella mappa road. L'ergonomia sportiva su strada alla lunga può un po' affaticare i polsi, ma qui in pista invece è perfetta. Il motore, il bicilindrico su strada riesce a scendere fino ai regimi di 2300-2400 giri prima di, diciamo, mostrare segni di cedimento strappando leggermente, però andando in giro a spasso, per cui tenendolo tra i 4000 e i 7000 giri, si va già forte e si gode già di prestazioni decisamente appaganti. Dicevamo di un'ergonomia molto pistaiola che su strada può affaticare, qui invece ci ritroviamo proprio a nostro agio, sia come posizione in sella sia come posizione delle pedane stesse. Come dicevamo, il motore gira bene ai bassi e medi, ma è sull'allungo che questo bicilindrico è davvero forte. Adesso tempo di scaldare bene le gomme e vediamo anche come si comporta in pista. Vedete, adesso proverò a mettere un paio di marce più del dovuto. Adesso siamo in quinta marcia, riprende bene, molto lineare, cambio quick shift davvero appunto, ma da Ducati ce l'aspettavamo. È un cambio molto rapido, preciso negli innesti. Adesso qui ci danno strada. Forse.
Frenata su strada è molto morbida, qui in pista è una sicurezza. In questa modalità, cioè sport, non abbiamo l'anti-lift, praticamente non viene controllato il posteriore, e l'abbiamo notato adesso perché ci si è alzata decisamente, abbiamo pinzato un po' forte. Qua ci sono degli avvallamenti, li sente, ma le sospensioni lavorano molto bene. Su strada abbiamo percorso asfalti decisamente in ottime condizioni, per cui non abbiamo apprezzato più di tanto le capacità incassatorie delle sospensioni. Qui in un paio di punti c'è l'asfalto abbastanza sconnesso e poi c'è un bel avvallamento e invece lavorano molto bene. Si riesce a entrare con i freni tirati e la moto rimane molto, la direzionalità rimane sempre molto elevata. Considerando appunto l'agilità di questa ciclistica, non possiamo che fare i complimenti, perché la moto rimane sempre molto stabile. Rapidissima, scendere in piega, cambio di direzione, veloce, non ondeggia. Qui vediamo di nuovo il nostro avvallamento da prendere in compressione. Niente, lo digerisce molto bene. Un plauso anche ai Pirelli Rosso 4, Diablo Rosso 4. Che sanno andare, ti sanno portare a spasso in sicurezza sull'asciutto, sul bagnato, in pista e su strada. Meno male, qua ci sono sempre 150 cavalli che spingono e tanta coppia. Davvero un bel equilibrio quello di questa ciclistica. Eccolo qua che siamo arrivati lunghi. Palla, dicevamo, è ciclistica davvero equilibrata, svelta e stabile allo stesso tempo, sospensioni appunto, una moto che può far divertire chi ha esperienza, può insegnare anche qualche cosa a chi magari l'esperienza se la deve ancora fare sul campo. Allora abbiamo visto, adesso proviamo a fare un giro un po' più tranquillo, pensiamo quasi come se fossimo in strada, ecco. Per cui apprezziamo le doti. Come dicevamo, il motore gira tranquillamente in sport e in road. Il cambio della mappa è molto rapido. Il quick shift funziona benissimo anche andando a spasso, come stiamo facendo in questo momento. È una strumentazione che è abbastanza compatta, per cui è chiara, però essendo anche abbastanza lontana i caratteri sono abbastanza piccoli, la leggibilità delle, diciamo, delle info secondarie come i trip e contachilometri, temperatura dell'aria, potrebbe essere migliore. Facile, intuitiva, è un comportamento davvero divertente su strada, è molto leggera, è leggera sia di peso, 200 kg in ordine di marcia col pieno, per cui tendenzialmente siamo sotto i 200 kg come metà serbatoio. Molto svelta, davvero molto svelta, ma allo stesso tempo stabile quando
si inizia a chiedere un po' di prestazioni al motore. Insomma, una moto adatta sia ad andare su strada, sia a guidare in maniera aggressiva e anche pistaiola. È una moto che si adatta perfettamente ai due stili di guida, alle due modalità di utilizzo.